Kia presenta qui al Milano Monza Motor Show la EV6. EV6 che vi ha già fatto discutere tantissimo, è uno dei video più visti ultimamente sul nostro canale, perché evidentemente la vettura piace e soprattutto attira molta attenzione. Per quel che riguarda le linee, lo vedete, è una vettura non convenzionale sicuramente. Potremmo definirla un crossover perché ha questa forma un po' rialzata con le protezioni in plastica, anche se qua hanno questa finitura lucida. Mamma mia, mi viene quasi ansia a toccarla, cioè non so poi nell'utilizzo quotidiano veramente quanto sarà sfruttabile, forse è un po' delicata, non lo so. Vedremo poi nell'utilizzo quotidiano. Anche nella parte bassa avete un sacco di dettagli molto belli, bisognerà appunto capire quanto sarà poi sfruttabile su strada. Però per quello che possiamo fare intanto ce la godiamo qua da ferma. L'estetica è veramente molto bella ed è davvero grande, dalle foto sembrava decisamente più piccola, mi pareva quasi un pochino più snella, ma invece è molto presente su strada, mi piace questa cosa. Abbiamo nella parte posteriore probabilmente l'elemento più distintivo, ossia sicuramente il fanale che corre da una parte all'altra, tutto in tecnica di illuminazione a LED, veramente molto bello. Tra l'altro vi faccio vedere poi il bagagliaio, già che siamo qua, se riesco ad aprirlo da qua. Ovviamente è pieno zeppo di roba, perché qua ovviamente ci sono tutti i ragazzi che lavorano dello stand eccetera, abbiamo messo un po' di cose per farvi vedere qual è diciamo la capacità del bagagliaio. Vedete che è veramente molto buona per le dimensioni dell'auto. Adesso se riesco a richiudere senza fare danni, vediamo qua. E vi parlo anche un po' di tecnica a questo punto, di quali sono le possibilità che ci saranno per la clientela. Mi prendo i miei appunti perché non voglio dire strafalcioni. Per quel che riguarda le versioni, ci saranno sostanzialmente la EV6 standard range, la potenza sarà di 170 cavalli, quindi 125 kW. Per quel che riguarda la versione invece dual motor avremo 235 cavalli, perché avremo la possibilità di installare anche un secondo motore per la trazione integrale, con uno 0-100 di 6,2 secondi per quel che riguarda la trazione integrale, la dual motor. 58 kWh, scusate, la batteria. L'autonomia non è stata ancora dichiarata, però abbiamo l'autonomia della long range, ossia quella che avrà a disposizione una batteria da 77 kWh, che arriva a oltre 510 km per quel che riguarda la versione a due ruote motrici. Quindi cosa possiamo ipotizzare per la standard range? Beh, sicuramente un'autonomia di circa 400 km, una cifra simile, che potrebbe già essere più che sufficiente per i clienti. E poi ci sarà l'EV6 GT, quella più potente, pensate, da 0 a 100 in 3,5 secondi, potenza di 585 cavalli, 740 Nm, e veramente in quel caso sarà davvero curioso provare su strada. Voglio però farvi vedere anche gli interni. L'abitacolo è molto spazioso, come del resto è un po' da tradizione ormai, diciamo, delle elettriche che stanno uscendo in questo periodo, che finalmente beneficiano di queste nuove piattaforme dedicate solo esclusivamente alle elettriche. E qui al salone ce n'è un'altra di vettura proprio del gruppo Kia Hyundai che dispone proprio di questa piattaforma. Lo spazio è veramente tantissimo, enorme lo schermo davanti al conducente, e di cui ovviamente potrà beneficiare anche il passeggero. Tanto spazio anche nel portaoggetti, guardiamo anche nella parte bassa, vedete quanto spazio c'è nella parte centrale sotto la console. Davvero un design futuristico anche per quel che riguarda gli interni. E per quel che riguarda il posteriore, a questo punto di nuovo vi faccio vedere anche quanto spazio abbiamo dietro, perché è veramente molto molto spaziosa. Dettaglio curioso, tra l'altro non so se riuscite a vederlo, la porta USB nello schienale del bagagliaio, del sedile del passeggero. Ovviamente tutte le informazioni su quest'auto, come sempre, le troverete sul sito drivekey.it, andate sul link in alto a destra e lì avrete la possibilità di vedere tutto il listino completo e eventualmente anche di preordinare la vettura se vi interesserà, perché lì c'è davvero tutto quanto a vostra disposizione per fare la vostra scelta nel migliore dei modi. A dopo!